Inizia oggi il corso sulla metodologia della ricerca. Sono 2 giorni con poca parte teorica, con grossi esperti anche internazionali e con molte parti di lavoro di gruppo applicative. Le relazioni che ho tenuto e terrò sono relative a 3 argomenti. La prima, quella di questa mattina, è sulla metodologia della ricerca in generale. Il secondo argomento è un argomento interessante relativo a particolari disegni di studi che prendono in considerazione studi fatti su singoli pazienti o su piccoli gruppi. Il terzo argomento poi è un argomento generale di una certa importanza, che è quella relativa agli indici bibliometrici e come selezionare le riviste migliori in campo di medicina fisica e riabilitazione. La ricerca bibliografica è una premessa indispensabile a qualunque tipo di studio che si voglia fare, perché ovviamente ricerca vuol dire trovare risposte a quesiti e qui la risposta ancora non c'è. Comprendere la validità di quanto viene pubblicato in letteratura e avere gli strumenti teorici ma anche tecnici per riuscire ad allestire dei disegni di ricerca che siano credibili, validi, ma soprattutto originali e rilevanti. I just lectured about how to write a manuscript. And I discussed about the sections of the manuscript, like writing the introduction, the materials and methods, the results, and the discussion, and some technical hints how you can write these in a better way. Io ho parlato di cosa sono, cosa servono gli studi randomizzati, controllati e quasi sperimentali, e di come essi si allestiscono. Nonostante garantiscano la corretta base per l'evidence-based medicine, hanno sicuramente molte problematiche che risultano complessi. Oggi abbiamo parlato degli studi qualitativi. In riabilitazione è una metodologia di studio molto importante, perché molto spesso non riusciamo a ricavare dati specifici quantitativi. Una nuova prospettiva per la ricerca e riabilitazione. Mi sono occupato di meta-analisi e di systematic review, con una particolare attenzione alle systematic review Cochrane. Sapete che abbiamo in Italia oggi Cochrane Rehabilitation, che è una grande iniziativa internazionale, e mi sono occupato di studi osservazionali, che sono quelli che derivano dalla nostra pratica clinica tutti i giorni. È la prima edizione dopo anni che non si faceva una cosa del genere. Essendo stata richiesta da molti soci, sarà senz'altro ripetuta al nord, al sud dell'Italia, per avvicinarci anche a tutti i soci che sono interessati.